Tra poco allora, eccole qua le immagini. Eccolo qui, Kakà con la maglia numero 22. Guarda che bel sorriso stampato sulla faccia. Non se lo toglie da quando è arrivato a Linate. Questa è la sua maglia numero 22. Torna dopo 1500 giorni, ve lo stiamo raccontando. L'accoglienza ve l'abbiamo fatta sentire. Cori per lui, che è sempre stato un idolo per i tifosi del Milan, che sono legatissimi. Eccolo qui, sciarpa al collo. È tornato dopo l'esperienza al Madrid, 3 anni nei quali non ha giocato moltissimo, è tornato per fare bene con la maglia del Milan, per dare una mano ad Allegri e forse per concretizzare quello che era il sogno, il desiderio di Berlusconi, che voleva una squadra con il trequartista, con le due punte là davanti. Stiamo mostrando proprio le immagini di Kakà che indossa la maglia del Milan. Angelo sorride, guarda, continua a sorridere, insomma era quello è proprio l'immagine della felicità. Guarda, vedi, batte il cuore che batte forte. Sono queste immagini che insomma danno ci dimostra in modo eloquente come possa modificarsi la vita di un calciatore, magari prigioniero anche di un contratto che era enorme, no? Guadagnava, certo, 12 milioni, un contratto galattico. Guadagnerà meno, ma ci ha guadagnato in felicità. Sicuramente, queste immagini poi ci riportano al gennaio del 2009, quando, ricorderete, Kakà era già sui taccuini del Real Madrid, ma anche del Manchester City, ma chiese fortemente al Milan di restare. Quella volta si affacciò da casa sua per dire ai tifosi: ho deciso di restare qui con voi. Questa volta è qui per dire: riparto, riparto dal Milan. Tante sono le aspettative che ci sono su di lui. Lui, insomma, la voglia ce la mette tutta, perché è stata una giornata lunga, una nottata lunga, nella quale il papà e il suo procuratore hanno parlato con Florentino Perez, con Galliani, e poi nella notte è arrivata la conferma. Kakà è nuovamente un giocatore del Milan, 2 anni di contratto per lui, 4 milioni e 4 più bonus. Ricordiamo che lui guadagnava 10 milioni, sì, a Madrid, quindi insomma ha fatto un bel passo indietro. Sentiamo i tifosi, sentite. E questo è il saluto, il tributo a Kakà.